siamo arrivati alla conclusione del secondo anno della rassegna Gesalghe, rassegna che parte da novembre e finisce a luglio, con tutta una serie di concerti e grossi nomi che hanno fatto sì che in questi due anni Gesalghe sia riuscita ad entrare nelle iJazz, che è un'associazione nazionale che comprende i migliori jazz festival di tutta Italia e che ci proietta a livello internazionale. Gli ultimi concerti appunto saranno il contest il 9 giugno al Largo San Francesco, un contest dove 5 band a fronte di 60 che si sono iscritte e che quindi hanno dato la loro disponibilità a essere giudicate da una giuria di grande spessore: Paolo Freso, Roberto Cippelli, Gian Pietro Giacheri, Riccardo Sgualdini e me. Sono classificate 5 band che si esibiranno questa domenica. Proseguiremo con il concerto del 29 di Gino Paoli con Danilo Rea a Selle Mosca, e il 7 luglio, sempre a Selle Mosca, detenuto a Selle Mosca, ci sarà il concerto di Bill Frisell, il chitarrista nome internazionale della chitarra jazz insieme a Pat Metheny e John Scofield.